Sì, no. Adesso colgo l'occasione poi anche di presentare Gianluca Campos, che è Senior Manager Legal Tech e Digital Innovation di Sky, ma soprattutto è un ispiratore anche di questo spazio, proprio per la sua passione sportiva e per la sua competenza dal punto di vista tecnologico. E a lui mi rivolgo per fare due domande. Cioè, da una parte, quali possono essere le prospettive che si dischiudono per tutta l'industria creativa e quali sono però le implicazioni dal punto di vista della proprietà intellettuale e del diritto d'autore, in particolare, visto che probabilmente è uno di quei frangenti dell'ordinamento giuridico che è maggiormente coinvolto, da un'evoluzione come quella degli NFT. Alessandro, buon pomeriggio innanzitutto a te, è un piacere essere qui in questa nuova serie di incontri, è un piacere essere insieme a questi illustri relatori, ma credo che oltre a motivi ovvi, diciamo, di vicinanza e di amicizia, per motivo di questo invito viene anche dal fatto che, insomma, ti avevo raccontato che nel maggio del 2019, insomma, avevo partecipato, insomma, con una relazione a questo incontro sulla blockchain e il diritto d'autore, organizzato presso il Ministero dei Beni Culturali all'AI Italia, un'associazione internazionale, insomma, che riunisce studiosi, diciamo, professionisti del diritto d'autore. Quindi mi trovavo anche nelle parole, insomma, che ho sentito dire prima, insomma, sono temi relativamente nuovi, però, insomma, su cui già si sta ponendo una grossa attenzione anche da parte, insomma, di ambiti istituzionali, insomma, di primissimo rilievo. E la prospettiva delle riflessioni, insomma, che vorrei scambiare con voi, ovviamente, è una prospettiva di diritto d'autore, che è una prospettiva che, ovviamente, come sappiamo, anche per il tema, insomma, poi dei diritti sportivi o dei diritti audiovisivi, cioè enti sportivi, è anche una prospettiva, diciamo, molto vicina a quella sportiva. Ovviamente è una tecnologia, questa blockchain, che ha tantissimi risvolti. Quindi, direi, questa è una prima caratterizzazione. Questo magari può essere anche una considerazione abbastanza banale, perché in genere le tecnologie sono di per sé sono neutre, no? Poi dipende l'uso che i vari settori in cui le si vuole andare a declinare. C'è però la percezione, al di là di una sorta, diciamo, di hype mediatico, che la blockchain sia un qualcosa di rivoluzionario. Lo dicono, insomma, anche degli autori conosciuti, diciamo, di particolare rilievo. Uno di questi che vorrei citare è Don Tapscott, che è un economista, diciamo, molto attento anche all'evoluzione e alle implicazioni tra economia e tecnologia, che ha pubblicato un saggio che si chiama proprio Blockchain Revolution. E non è un soggetto, Tapscott, che è solito, diciamo, utilizzare queste, diciamo, iperboli così forti. Però quello che è interessante notare è che lui sostiene come l'utilizzo ampio, massivo della tecnologia blockchain possa liberare, secondo lui, una liberalizzazione e apertura delle relazioni sociali, prima ancora che delle relazioni, diciamo, di tipo economico. Questo perché si può utilizzare un sistema tecnologico che è decentralizzato, disintermediato e basato sulla fiducia. Quindi questo sarebbe un po' un tratto caratteristico. Questo è un aspetto che, come dire, ha incominciato a permeare anche sicuramente il mondo giuridico, e dicevo, anche il mondo istituzionale, perché, diciamo, valutazioni non molto diverse da quelle di Tapscott le ritroviamo anche in una risoluzione del Parlamento europeo abbastanza recente, del 3 ottobre del 2018, che parla proprio di blockchain e pone l'accento su questo aspetto, cioè creare fiducia attraverso la disintermediazione. Anche in quel caso è una valutazione, diciamo, molto ampia che il Parlamento europeo ha fatto all'interno di questa risoluzione. Poi, andandola a calare un po' più nello specifico, insomma, del settore di cui io in particolare mi occupo, che, insomma, che è la proprietà intellettuale, il Parlamento europeo in questa risoluzione ha sottolineato che la blockchain può essere un sistema utile, ad esempio, a tracciare e gestire i diritti
di proprietà intellettuale, favorire anche lo sviluppo creativo, proprio perché accorcia, insomma, un po' la filiera, elimina, diciamo, molti degli intermediari che ci sono tra gli autori e i fruitori dei contenuti, di quale natura, diciamo, essi siano, e poi soprattutto crea, può determinare anche un sistema di monetizzazione e di micromonetizzazione di utilizzi. E quindi anche questo, diciamo, sono tutte caratteristiche, la fiducia, la disintermediazione, la gestione dei pagamenti o anche dei micropagamenti, che ovviamente possono abilitare, diciamo, un sistema nuovo. Poi quello che mi dicevi, che cosa si può fare con questa tecnologia e soprattutto cosa si può fare nell'ottica del diritto d'autore? Beh, tutto secondo me ruota un po' intorno al concetto di token, quindi cosa può essere tokenizzato. Allora, anche qui, nell'ottica della proprietà intellettuale, oltre alle cose che ho sentito, insomma, magari proverei a segnalarne alcune altre. Allora, prima di tutto, il token può rappresentare un'opera vera e propria, che sia anche un contenuto audiovisivo, quale che ne sia la natura, può essere trasformato in un token e quindi può circolare all'interno della blockchain. Nasce la blockchain con questo obiettivo, per questo tipo di token? Probabilmente no, anche per i motivi che avete ricordato prima, anche quelli di sostenibilità, diciamo, e di impatto energetico della tecnologia. Beh, noi sappiamo, in altri ambiti, insomma, il settore dei media crea un grosso problema anche di occupazione di banda, diciamo, di consumo di banda. La blockchain probabilmente nasce invece principalmente per transazioni finanziarie, quindi sono considerate, diciamo, a basso consumo, diciamo, a basso impatto. Però, ciononostante, se portiamo la blockchain in ambiti ulteriori e diversi da quelli per cui è nata, è suscettibile anche di questi impatti, che vanno considerati, diciamo, in modo molto attento. Ma il secondo utilizzo che se ne può fare è per, come dire, gestire e trasformare il cosiddetto rights management. Cioè, i token possono descrivere quelli che sono i diritti associati, diciamo, a un'opera e quindi sostanzialmente le regole per la sua circolazione. Quindi se il token descrive, ad esempio, una licenza Creative Commons, il soggetto che ne verrà a contatto potrà farne certi utilizzi anche secondo, diciamo, diverse gerarchie, tramite cui la licenza Creative Commons può essere tradotta, diciamo, in un token. Se invece la logica, diciamo, di circolazione, diciamo, è proprietaria, si dovranno seguire diverse regole, diciamo, tipiche del diritto d'autore. E poi l'ultimo aspetto che vorrei segnalare è quello che dicevo, è quello della remunerazione. Cioè, il token può essere anche, per il principio di scarsità, diciamo, che abbiamo, e di non duplicabilità, diciamo, dello stesso token che è stato prima invocato, può essere anche questa una forma, utilizzata come forma di remunerazione. Anche questo è un aspetto importante, perché spesso nell'ambito del diritto d'autore è difficile ricostruire le catene dei diritti, ci sono grossi problemi di intermediazione ed è difficile far arrivare il compenso, diciamo, all'autore o al titolare, diciamo, finale dei diritti. Invece un sistema affidabile e decentralizzato, che consente anche questi sistemi potenzialmente di microutilizzi e di micropagamenti, può, diciamo, risolvere tutta una serie di problematiche. Però non vorrei aver messo, diciamo, troppi temi al fuoco, però sono veramente contento di poterne discutere con voi. E qui chiedo a Gianluca un conforto, cioè se anche il sistema giuridico, a prescindere da possibili interventi legislativi che richiamavano sia Tullio prima che Renzo poi dopo, sia già pronto, cioè sia un terreno fertile in Italia per accogliere questa evoluzione. Alessandro, certo, hai toccato un punto anche questo rilevante, perché lì dove la tecnologia corre talvolta in modo tumultuoso, lì dove poi il mondo, diciamo, del business cerca di cogliere, diciamo, delle opportunità, diciamo, come abbiamo sentito, c'è poi l'ambito giuridico che deve sostenere, fornire delle regole, se possibile dare delle regole che siano, come dire, di incentivo all'innovazione e alla crescita anche economica. Beh, allora, se parliamo solo proprio dell'ambito giuridico, mi verrebbe a dire che lì non siamo indietro, forse siamo stati anche abbastanza avanti, cioè nel senso, già con il decreto semplificazioni del 2019 abbiamo introdotto, credo veramente tra i primi in Europa, una disciplina essenzialissima, diciamo, quasi
sono limitate le definizioni, però insomma sia di registri distribuiti sia di smart contract. Poi questo è un approccio che da qualcuno insomma, è stato criticato perché si dice che insomma, l'intervento del legislatore dovrebbe essere in genere neutro dal punto di vista tecnologico, cioè non è diciamo, il mondo legislativo che definisce la tecnologia perché altrimenti per certi aspetti può rischiare anche un po' di gessarla. Però insomma, sicuramente c'è un'introduzione che dà una qualche forma di chiarezza e cerca di creare un nesso tra il mondo della blockchain e un altro mondo che le è abbastanza vicino e che invece è ampiamente regolamentato, che è quello delle firme elettroniche e delle marcature temporali, no? Su cui c'è anche una regolamentazione europea molto chiara. Quindi secondo me questo aspetto dell'intervento legislativo, anche molto, diciamo, precoce, ha una sua valenza, quindi è interessante sicuramente, pur con dei limiti. Poi il secondo aspetto, dicevo, quello degli smart contract. Cioè abbiamo la definizione di smart contract e anche questa mi sembra tutto sommato coerente come impostazione, cioè si precisa che gli smart contract sono dei programmi per eseguire degli accordi e quindi questo pone un po' di chiarezza anche rispetto a qualche forma di semplificazione che veniva proposta anche in ambito giuridico, per cui gli smart contract sono dei contratti, ma i contratti sono i contratti, direi che sono quelli che sono sempre stati forse dall'epoca dei Romani, poi cambiano le forme, no? E oggi cambiano con le tecnologie. Però sicuramente gli smart contract sono delle modalità che ci consentono di automatizzare alcune operazioni di esecuzione, diciamo, degli accordi stessi. Altre cose, secondo me, sono molto vicine e rientrano in concetti già conosciuti come documento informatico, firme elettroniche, diciamo, quant'altro. Poi per brevità diciamo, lascio diciamo, le problematiche diciamo, specifiche del diritto d'autore, lì ci sarebbe e c'è ancora tantissimo da riflettere e molti aspetti che tuttora secondo me sono dei vincoli rispetto diciamo, all'utilizzo efficiente della blockchain. Alcuni altri autori di ambiti vicini sostengono che anche la blockchain insomma, non va particolarmente d'accordo con alcuni aspetti della normativa in materia di tutela dei dati. Quindi, insomma, nell'ordinamento, diciamo, vigente si sono fatte delle cose, si sono fatte delle cose molto precocemente, in ambiti invece più settoriali, più specialistici del diritto, invece probabilmente c'è ancora tanto da fare.